Pace e bene a tutti, benvenuti e oggi, 25 gennaio, ricordiamo la conversione di San Paolo. Ascoltiamo. La conversione di San Paolo è propria della Chiesa latina. Il termine conversione deriva dal latino convertere, composto da con e vertere, e significa cambiare, distogliere. Saul, figlio di zelanti farisei e alunno della scuola ebraica, ebbe come precettore Gamaliele e, grazie al suo insegnamento, intensificò l'amore per le tradizioni ebraiche e l'osservanza delle leggi e le tradizioni dei padri. Per questo odiava i cristiani, divenendo il loro più temibile persecutore. Il suo nome terrorizzava i cristiani, che gettava in prigione, prelevava dai rifugi, testimoniava contro di essi. Il suo fanatismo religioso costrinse molti di loro a fuggire da Gerusalemme verso Damasco, dove Saul si diresse col consenso del Sinedrio per scovare e uccidere i cristiani. Sulla via per Damasco Saul incontra una luce che lo acceca. Quella luce gli permetterà di vedere ciò che gli occhi non potevano vedere più. Lo distoglierà dal suo percorso e lo convertirà a quel Cristo che fino ad allora aveva perseguitato. Giunto a Damasco, per 3 giorni si ciba solo della preghiera. Al 3° giorno, Anania, sacerdote della chiesa damascena, per rivelazione di Dio va nel luogo in cui si trova Saul. Lo battezza col nome Paolo, ridonandogli la vista e una vita nuova. Da quel momento Paolo, da feroce persecutore, diviene un docile agnello e diviene l'apostolo delle genti. Paolo ha scritto di se stesso: «Io sono il minimo fra gli apostoli, un aborto, indegno anche d'essere chiamato apostolo». Paolo di Tarso, detto anche l'apostolo, ma è apostolo senza in effetti aver mai fatto parte dei dodici. La storia di Paolo è incredibile. Lui prima, e non lo nega mai, lo dirà anche nelle scritture, è stato persecutore dei cristiani, persecutore della Chiesa in maniera molto decisa, molto efficace, tanto che era preso da esempio per quello che faceva, per la sua ostinazione, per il suo stanare i cristiani lì dove erano. E proprio mentre si dirigeva a Damasco per intraprendere un'azione di persecuzione, avviene questa caduta. E Paolo si trova di fronte a una domanda molto profonda: perché mi perseguiti? E forse che non sa trovare la risposta a questa domanda, ma qualcosa nel suo cuore cambia profondamente. Paolo diviene l'apostolo, Paolo diviene colui che porterà il cristianesimo a un nuovo livello a Roma, incatenato. Lo troveremo prigioniero per causa del cristianesimo, ma sarà sempre un testimone forte, consapevole delle sue debolezze. Che cosa ci dice questa situazione che Paolo ha vissuto, questo grande cambiamento? Che il nostro peccato, non importa quanto grande, nei confronti di Cristo e del più debole, non è niente considerata la misericordia di Dio. La conversione di Paolo e la sua grande testimonianza ci dice che ognuno di noi può cambiare. E come dice Papa Francesco, Dio non si stanca mai di perdonare e di perdonarci, piuttosto siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Guardiamo ogni persona con misericordia, perché non sappiamo mai la grandezza del Signore, quanto vuole avere da quella persona e quanto potrà avere. Così facciamo di noi stessi. Forti dell'esperienza di Paolo, diciamo anche noi di voler cambiare e lasciare alle spalle quello che di brutto abbiamo fatto, guardando con occhi di misericordia ognuno, perché c'è un santo in ognuno di noi che aspetta di emergere. Proprio per questo affidiamo tutti alla misericordia di Dio e invochiamo San Paolo dicendo: San Paolo, prega per noi.